Il Palazzo delle Arti di Napoli apre ai piccoli amici a quattro zampe. Tavole rotonde, convegni e mostre sono dedicati ai diritti degli animali. L'ingresso è libero fino alle 20:30 per partecipare agli incontri organizzati dalle associazioni animaliste e visitare l'esposizione Animali Urbani, curata da Sergio Siano, con gli scatti di 22 fotografi. La prima edizione dell'Animal Day, ideato e organizzato dal garante degli animali Stella Cervasio, è stata realizzata grazie al crowdfunding che in pochi mesi, con 80 donatori, ha consentito di finanziare il programma. Previste anche letture a cura dell'Associazione Italiana di Bioetica nello spazio Anima Letteratura ed un incontro con Don Tonino Palmese sul rapporto tra animali e religione. Nella tradizione cristiana proveremo così a scomodare quello che almeno nel culto, a partire dal culto, ma guai se dovessimo fermarci al culto, cioè il tentativo di rivedere anche in alcuni momenti celebrativi come la benedizione una opportunità per ringraziare Dio per il dono degli animali. Ecco, in questo ringraziamento c'è un atteggiamento di totale attenzione e di rispetto. Per l'intera giornata nello spazio antistante il PAN è visitabile un mezzo di soccorso dell'EMPA, organizzazione che interviene per il recupero di animali anche in caso di calamità naturali, con a bordo un veterinario che darà consigli ai proprietari di piccoli animali.